Ci troviamo oggi con il sindaco Giuseppe Rotolo, primo cittadino di Rutino. E siamo qui negli studi di Cilento Web Radio, che ci ospita per questa intervista. Parliamo, degli eventi, parliamo di Rutino in genere, però parliamo anche di questa programmazione che non vede fine, innanzitutto, che parte dal sacro e arriva al profano, o viceversa. Diciamo che Rutino al centro del Cilento. Beh, Rutino appartiene al Cilento antico ed in effetti agli inizi del secolo scorso era il centro del Cilento, perché a Rutino c'era di tutto di più, c'era la dogana, i carabinieri, il comando dei carabinieri, c'era veramente di tutto di più, c'era un commercio fiorente e quindi, come dire, il sogno potrebbe essere giusto, quello di riportare Rutino agli albori di un tempo. Ma questo sappiamo che purtroppo per ragioni territoriali e logistiche sicuramente non è possibile. È possibile invece immaginare di riportare Rutino al centro dell'attenzione, di riportare Rutino ad essere un punto visitabile, dove le persone vanno con piacere, dove le persone trascorrono delle ore liete in compagnia, gustando del buon cibo, degustando degli ottimi vini, visitando le bellezze del luogo, sia paesaggistiche ma anche culturali e storiche, e dove si intrattengono con i rutinesi piacevolmente. Ecco, questo è l'obiettivo su cui noi stiamo lavorando da 2 anni, da quando ci siamo insediati, e piano piano, con tanti tanti sacrifici, stiamo cercando di realizzare. I risultati cominciano ad essere tangibili, visibili, ci viene riconosciuto in ogni dove un ruolo che stiamo acquisendo in maniera forte sul territorio, perché abbiamo avuto la capacità, l'intuizione, la sensibilità di saper cogliere alcuni aspetti nelle esigenze del turista, ma anche di colui che vive il territorio e ama guardarsi intorno e cercare località, luoghi o eventi su cui puntare, dove far visita, dove andare a trascorrere qualche ora. Abbiamo saputo, con la nostra sensibilità, la nostra capacità, ovviamente grazie a tutti coloro che ci coaudiovano, agenzie di pubblicità, di marketing, consulenti e i nostri cittadini, i nostri collaboratori che hanno saputo darci le indicazioni giuste. Dicevo, attraverso tutto questo siamo riusciti a mettere in piedi un programma che ci porta oggi ad identificarci in maniera forte, sicuramente, sia nell'ambito di quello che è il turismo religioso, sia nell'ambito di quello che è il momento conviviale delle famiglie, no? Noi sabato 22, avremo una grande manifestazione legata ai giovani, alle famiglie. Rutino si tinge di pop. Pop Village, infatti devo dire, sta riscuotendo un interesse veramente insperato questa manifestazione, però ci premia e ci fa piacere riscontrarlo. Pop Village si presenta per essere un momento di aggregazione, famiglie, quindi giovani, genitori, un luogo bello da visitare, degli artisti, che si esibiscono di primaria importanza nazionale, il tutto messo in una miscela di convivialità che siamo sicuri ci farà passare delle ore davvero bellissime. Inizieremo alle 17, avremo una prima parte più o meno dalle 17 alle 20:30, dove si esibiranno youtuber come Vittorio Loffredo, come Awed e Dos, i Pantellas, che a livello nazionale sono al top della classifica. Avremo i Casa Sudace al top delle classifiche per un pubblico leggermente più adulto, ma anch'essi sono sicuramente di primissimo livello Certo, nell'ambito certo. dell'audience, nell'ambito di Svariati milioni YouTuber, di persone. svariate milioni di persone, cioè qualcosa veramente che io a volte Già dirlo, già faccio dirlo. fatica anche a comprenderlo. Però ecco, questo momento legato agli YouTuber sarà accompagnato dalla presenza di numerosi cosplayer che faranno la gioia dei più piccoli per tutte le foto di rito,
Ovviamente anche gli stessi youtuber saranno lì pronti a farsi fotografare insieme ai loro fans nel tempo, ovviamente, come dire, possibile, perché non avremo una giornata per le foto, dovremo disciplinare anche l'affluenza e fare Certo. in modo che tutti possano fare le foto, ma ovviamente dando priorità a chi arriverà per primo. Tutto questo sarà accompagnato nel pomeriggio dall'esibizione di uno spettacolo Alice in the Wonderland dell'Accademia del Teatro Creativo Umbro, che è uno spettacolo bellissimo e veramente prenderà tutti, bimbi e genitori, perché è partecipativo ed è svolto in mezzo alla gente. E concluderemo poi la giornata alle 21:30 con uno spettacolo sempre dell'Accademia di Teatro Creativo che si chiama The Tempest, è una commedia di Shakespeare messa in scena con trampoli, danze aeree, fuochi, effetti speciali, cioè veramente uno spettacolo molto molto Chi più avvincente, ne ha più ne bellissimo, metta, e chi cioè, più ne ha più ne mette, esatto. cioè Quindi alla fine. una giornata veramente piena, ricca di eventi e di momenti che possono soltanto allietare chi verrà a trovarci. A tutto questo aggiungiamo che chi verrà a Rutino il 22 pomeriggio avrà la possibilità di degustare gratuitamente la nostra zeppola rutinese, perché per noi è un momento anche di promozione delle nostre Certo. prelibatezze culinarie. La zeppola rutinese insieme all'acqua sale rappresentano i due punti di riferimento, perché sono due pietanze che si trovano solo a Rutino o che comunque sono parte della storia di Rutino, e chiunque verrà avrà la possibilità di degustarli gratuitamente. Ho Oltre, ovviamente. visto una foto bellissima, tra l'altro, forse era la presentazione per quanto riguarda il Pop Village. Ho visto ragazzi, cioè nella foto, nell'organizzazione, cioè l'età media è abbastanza bassa, E cioè. qui ci stavo arrivando. Insieme alle zeppole, all'acqua sale, ci sarà la possibilità poi di acquistare panini, hot dog e quant'altro. Il tutto condito da un'organizzazione, da uno staff fatto da giovani di Rutino, uno staff che credo sia numerosissimo, decine di ragazzi, che con entusiasmo, con voglia, con passione stanno organizzando questo evento, e noi siamo orgogliosi, felici di poter dire che i nostri giovani muovono i loro passi assumendo delle responsabilità e partecipando in maniera così attiva che, come dire, non potrà che dare risultati eccellenti e non potrà che metterli in una strada di futuri impegni che faranno a crescere sempre di più il nostro paese e la nostra visibilità. E poi dicono che i giovani non fanno nulla, sono bamboccioni. Non è vero, i giovani sono bravissimi, sono ragazzi in gamba, hanno solo bisogno di essere responsabilizzati. Non si può pensare ai giovani come ai manovali dell'attività, cioè qualcuno che comanda i giovani che seguono. No, i giovani vanno responsabilizzati, gli va lasciato in mano lo scettro del comando nell'ambito di responsabilità ovviamente condivise e circoscritte, ma in quel caso poi, come dire, esprimono tutte le loro capacità e sono tantissime. Io sono orgoglioso e felice di aver visto così tanti giovani rutinesi partire con un entusiasmo veramente unico nell'organizzazione di questo evento. Ma E a poi loro dico grazie, grazie, grazie. c'è l'altra parte della medaglia, che è fatto appunto del sacro e quindi della fontana di San Matteo. Una scoperta per tanti, una riscoperta per altri. La fontana di San Matteo, qui andiamo su un argomento, come È dire, abbastanza bello e entusiasmante e pure suggestivo. è unico, perché la fontana di San Matteo a Rutino è l'unico segno tangibile del passaggio, della traslazione di San Matteo avvenuta nel 954, perché a Rutino è avvenuto il miracolo dell'acqua. In tutto il cammino della traslazione di San Matteo non esiste un altro segno tangibile del suo passaggio. A Rutino c'è. E a Cioè, Rutino ricordiamo il passaggio da a Casalvenino, Salerno. dove vennero scoperte le reliquie di San Matteo, fino poi a Salerno. Esatto, passando dal Cavallo. Ci fu questo passaggio,
Però l'unico segno tangibile, E Rutino. resta Rutino, la fontana di San Matteo Cioè la dal benedizione 900, di un santo. dal 954 continua a far sgorgare quest'acqua fresca, pulita, limpida, che non ha mai smesso di sgorgare e rappresenta, dicevo, l'unico segno tangibile. Di più, questa fontana, per motivi che saranno oggetto di studio nei prossimi mesi, nei prossimi anni, non sappiamo, come dire, collocarla esattamente nel tempo, ma sicuramente in un periodo che va oltre 100 anni fa, ma potrebbe essere addirittura 150 o 200 anni fa, fu chiusa da un muro, per cui questa fontana era rimasta lì senza che nessuno l'avesse più vista. Noi l'abbiamo riportata alla luce con l'esperta regia dell'architetto Renaldo Fasanaro, che è una persona, un architetto di fama nazionale, esperto di San Matteo, vaticanista per quanto riguarda i suoi lavori, quindi è veramente Massimo, il massimo una esperto. persona, come dire, la persona adatta. Lui ci ha guidato e ci ha fatto riportare alla luce questa fontana che oggi già raccoglie veramente consensi da tutte le parti e riceve tanti tanti visitatori che con piacere vengono a scoprirla e a guardarla. Quindi anche il sacro San Matteo. Sono stato a quell'evento, all'inaugurazione della fontana, ho visto una grande partecipazione. C'è stata anche la possibilità della reliquia, della presenza della reliquia di San Matteo, quindi in effetti un intreccio tra Rutino, Salerno e Casalvelino. Compreso Capaccio, Cavallo, Piascea. sì. La reliquia di San Matteo, che è stata portata a Rutino da Don Michele Pecoraro, parroco del Duomo, accompagnato da Alfonso Grieco, che è il presidente del gruppo di fedeli di San Matteo, che io non finirò mai di ringraziare per la sua disponibilità, la sua Certo. vicinanza. È stato un evento veramente unico, perché per la prima volta a Rutino è giunta la reliquia di San Matteo, ma noi abbiamo, come dire, colto questa occasione per puntare già in alto e chiedere a Don Michele, ad Alfonso, a Sua Eccellenza il Vescovo, di immaginare un percorso che ci porti ad avere in un prossimo futuro, anche a Rutino, in maniera stabile, la reliquia di San Matteo. Quindi un pezzo della reliquia di San Matteo, noi siamo sicuri che nei prossimi anni riusciremo a portarlo a Rutino e a lasciarlo a Rutino. Questa è una bellissima notizia, Assolutamente sì. anche unica in realtà. È uno scoop, tra virgolette. Diciamo, è una È primizia. una primizia. Allora, Prego. io sinceramente ho sempre il piacere di parlare con il sindaco di Rutino, primo cittadino, appunto Giuseppe Rotolo, e ogni volta che parlo con lui c'è sempre qualche novità. Che ci riserva? Cioè, dopo Pop Village, dopo San Matteo, Pop Village, cosa ci riserva quest'estate a Rutino? Pop Village è un momento di un percorso un po' più ampio, un progetto POC, e qui io colgo l'occasione per ringraziare la Regione Campania, il Presidente De Luca, l'Assessore al Turismo e alla Cultura, Corrado Corrado Matera. Matera, perché attraverso il POC danno la possibilità a tanti comuni di potersi candidare e di poter presentare progetti che poi, se finanziati, come nel nostro caso, danno la possibilità di presentarsi a un pubblico ampio, di Certo. raccontare, di far vedere le proprie bellezze, la propria storia, la propria cultura. Pop Village, insieme alla rievocazione storica, insieme al momento di Natale, sono incastonati all'interno del progetto Percorsi dell'anima, percorsi di tradizione, fede e cultura, e raccontano quest'anno qualcosa che si mette tra il bene e il male, la lotta tra il diavolo e l'angelo, per esempio, perché noi abbiamo anche l'altro pezzo forte, la nostra tradizione ancora più Certo. sentita, che è quella di San Michele Arcangelo. Il futuro. Beh, il futuro noi speriamo di poter fare di nuovo la rievocazione storica e il Pop Village. Ovviamente ci metteremo tutto il nostro impegno, ma sarà solo se
la Regione Campania, attraverso il bando che uscirà nei prossimi giorni, la delibera è stata già pubblicata, se ci riusciremo a collocare in graduatoria in modo utile e quindi ad essere rifinanziati per avere il prossimo anno delle ulteriori novità. Abbiamo già in mente tante novità, però migliorative di un progetto che noi abbiamo Questo è messo un in piedi embrione, questo è un e che embrione. vogliamo portare avanti. Pop Village deve diventare un momento, un punto di riferimento nel Cilento per tutto ciò che ha a che fare con i giovani e le Certo. famiglie, e quindi YouTuber o tutto ciò che riguarda questa fascia di Vabbè, età. musica e quant'altro, sì. Credo che sia questa la strada giusta. Beh, ogni volta, come ho detto prima, mi ripeto, c'è sempre una novità, routine, noi avremo modo di sentirci, di parlare di nuovo con Giuseppe Rotolo e con altre novità. Ringrazio il primo cittadino di Rotino di essere stato qui e Grazie a voi. grazie a voi della gentile attenzione. Arrivederci, grazie Arrivederci. a voi, grazie agli ascoltatori e ai telespettatori.